Live Social. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo sulle frequenze di Radio Punto Zero. Il salotto di Live Social è pronto a prendere vita con un nuovo ospite. Prima di presentarvelo, però, come sempre, vi invito a seguirci sui nostri canali social. Quindi lasciate un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e segui su quella Instagram. Inoltre, poi vi ricordo che potete seguirci anche attraverso i nostri due hashtag di riferimento, ossia interviste e storie. Detto ciò, non perderei altro tempo e quindi vado subito a presentarvi l'ospite di oggi. Sto parlando di Roberto Gargiulo. Ciao Roberto, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Gianluca, grazie a voi naturalmente di questo invito e veramente mi sento lusingato di questa è un piacere tutto nostro, proposta, assolutamente. È un piacere tutto nostro. Allora Roberto, dimmi. Raccontaci prima di andare alla scoperta della tua attività, ossia sì. Gargiulo Aspirazioni. Chi è Roberto Gargiulo? Allora, sono Roberto Gargiulo, ovviamente. Allora, sono un imprenditore nato insomma nel 1971, quindi quest'anno festeggerò il mio 50° compleanno. C'è una cifra tonda, sì, assolutamente. Quindi niente, io da sempre, praticamente da quando ho iniziato il mio lavoro, mi occupo di impianti di aspirazione, quindi faccio impianti per l'aspirazione, per la ristorazione professionale, quindi grandi cappe, grandi canne fumare, quindi seguiamo un pochettino tutto ciò che riguarda la ristorazione, tendenzialmente quella partenopea, perché i nostri concittadini sono i più grandi esportatori di attività di ristorazione, direi nel mondo, però ovviamente insomma più o meno ci fermiamo sui nostri confini, ecco qua. Quindi non a caso, come ti spiegavo prima, abbiamo appunto tre sedi in Italia, quindi possiamo muoverci naturalmente in modo più ramificato, ecco qua. Ottimo, complimenti. Grazie. Ecco, da dove nasce l'idea di mettere su questa attività? Questa attività nasce da una è un po' una conseguenza, perché ti spiego, io lavoravo a Milano, tra Milano e la Svizzera facevo lo spazzacamino, quindi un lavoro assolutamente sui generis. Poi purtroppo per un problema mio familiare sono dovuto rientrare a Napoli nel 91-92 più o meno, non ricordo bene la data, comunque purtroppo non c'era tanto lavoro, quindi cominciai a lavorare un pochettino in proprio, cominciai a fare proprio lo spazzacamino, cominciavo a pulire caminetti di case. Ovviamente questa è un'attività che si circoscrive in un determinato periodo, dopodiché dovetti propormi alle pizzerie, pensare di propormi alle pizzerie, e da lì poi magari mi hanno chiesto anche degli interventi su delle cappe. Naturalmente non avevo tanta conoscenza, poi magari mi sono informato, studiato, poi magari abbiamo iniziato a qualche piccola attività, poi è subentrato anche mio fratello una volta aver completato gli studi, quindi poi mano a mano insomma oggi siamo una realtà, come appunto stavo anticipando precedentemente, di oltre 30 addetti su tre sedi nazionali, quindi davvero complimenti. Sì, abbiamo fatto un'escalation abbastanza complicata. Immagino che comunque questa escalation è motivata anche dal fatto che avete duplicato, triplicato insomma le vostre sedi. Ecco, qual è stato il riscontro anche nelle altre sedi? Allora, ovviamente diciamo in città, a Napoli avevamo più o meno raggiunto un ottimo posizionamento di mercato, quindi diciamo la scelta di andare fuori è stata una scelta obbligata. Perché? Perché i nostri attuali clienti di Napoli, non so, per farne qualche nome così giusto, certo, non so, Fratelli certo. La Bufala, Rosso Pomodoro, tra Gruppo Caprese eccetera eccetera, hanno pensato di Sorbillo di aprire altre attività in altre città, tra Roma e Milano ovviamente, dove sono le più grandi città, sì, d'Italia, quindi c'è più riscontro commerciale, sì, esatto. Quindi praticamente ci hanno chiesto dice, guarda, tu mi hai fatto l'impianto a Napoli, ti dispiacerebbe se tu mi puoi fare un preventivo anche per Milano? Ovviamente all'inizio è stato un po' complicato, non avendo una sede, non avendo deposito, non avendo nulla, però più o meno insomma sai che noi napoletani insomma quando qualcosa vogliamo realmente realizzarla, alla fine ce la facciamo, riusciamo sempre in un modo o in un altro sempre a trovare una via d'uscita. Quindi niente, abbiamo cominciato a fare un lavoro a uno, un lavoro a un altro, sai insomma dopo Expo c'è stata questa grande esportazione e quindi ovviamente poi si è reso necessario stabilirsi con dei depositi, una sede vera e propria, e quindi adesso seguiamo
ovviamente in questo periodo è inutile dirlo, insomma, che le cose sono un po' a rilento, ma siamo ottimisti per, chiaramente, per un'imminente ripresa che ci stiamo semplicemente rafforzando un po' di più. Speriamo. Riorganizzando, ecco qua, questo speriamo, incrociamo le dita sicuramente per la ripresa, sì, ecco, ma sicuramente avverrà. È solo un periodo temporale, però insomma è... sicuramente. Ti chiedo, Roberto, dimmi, perché scegliere Gargiulo Aspirazioni? Allora, perché scegliere Gargiulo? Bella domanda. Allora, noi siamo, allora, diciamo, una mia piccola lusinga, così la voglio, certo, definire. Diciamo, in tanti anni di attività ho avuto tanti collaboratori, tanti che oggi sono diventati dei colleghi, quindi sono diventati, non li voglio chiamare concorrenti, dei colleghi, quindi magari hanno delle strutture un pochettino più piccole. Quindi perché chiamare Gargiulo? Perché è una società che ha, non so, un'assicurazione da 5 milioni di euro, c'ha tutti addetti diretti, abbiamo una flotta di furgoni completamente nuova, abbiamo la reperibilità il sabato e domenica perché lavorare per la ristorazione, abbiamo il personale completamente in regola. Questo sembra una cosa ovvia, però non lo è sempre in determinati posti, certo. Quindi ovviamente magari il cliente che ci sceglie è un cliente che non può avere compromessi, non può accettare determinate appunto con determinati compromessi, e quindi decide di affidarsi a una società seria, insomma, che riusciamo a seguirla tutto tondo, ecco, a tutto tondo, esatto, sì. Quindi questo forse è uno dei motivi per il quale a volte, chiaramente, tutto questo può avere ovviamente un costo leggermente diverso da magari da un piccolo artigiano. Quindi, come dire, ogni cliente, dico io, deve avere il suo fornitore. E se io devo dipingere casa, non posso chiamare l'imprigilo, no? Insomma, chiaro, se devo, chiaro, costruire il ponte sullo stretto di Messina, non posso chiamare quello che mi viene a dipingere casa. È chiaro, questo ci mancherebbe altro. Era il messaggio è chiaro. Il motivo, sì. Volevo chiederti, ecco, dimmi, anche l'importanza dei canali social e del sito web per la tua attività. Allora, ovviamente, oggi la comunicazione si è completamente, addirittura direi proprio sbilanciata sui social. Noi inizialmente il nostro canale principale era le pagine gialle, che se ci penso forse rabbrividisci, proprio per questo ho detto subito la mia età all'inizio, no? Proprio per cercare un attimo. Hai messo di le mani avanti. Sì, 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 per giusto vedere. Quindi era, e che costava veramente un botto, veramente, sì, erano, se ci pensiamo, ecco. Sì, sì, poi c'erano tutte insomma, tutte quelle variabili, Napoli, provincia, sud, nord, insomma, cercavano l'impossibile, sì, sì, per, sì, venderti, sì, l'impossibile. Vabbè, comunque oggi i social, come poi gran parte delle attività, è diventato il nostro canale principale. Quindi abbiamo, poi lavorando con la ristorazione, ovviamente oggi sfido chiunque che apre una pagina social e non ci trova una pizza o un piatto cucinato. In questo periodo qualcuno in meno, perché insomma, però tra qualche settimana sicuramente ingrasseremo anche solo con le foto. Quindi sicuramente, certo, sicuramente. Quindi vi invito sicuramente a lasciare un bel mi piace alla loro pagina Facebook, Gargiulo, il massimo dell'aspirazione. Grazie, sì. Mentre invece su Instagram, Gargiulo Aspirazioni. Vi do anche il sito web www.aspirazioni.it e la mail come punto di riferimento gargiulo@aspirazioni.it. Ricordo infine gli indirizzi sia a Napoli, sia a Roma e sia a Milano. Perfetto, sì, assolutamente. Perfetto. Non si è dimenticato nulla, bravo Gianluca. Grazie mille. Roberto, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite e ti lascio con un grosso in bocca al lupo per il proseguimento della tua attività. Grazie, in bocca al lupo a tutti noi e anche a tutti quelli che ci seguono. Grazie. Grazie buona mille. Serata. Ciao e buona serata anche a te.